innanzitutto io non mi permetto di sostituirmi a mamma e papà di altri perché ognuno ha la libertà anche di educare i propri figli come crede nel rispetto delle leggi. Ecco, questo è l'elemento chiave che dobbiamo far valere. Io penso che più che il servizio militare sia importante partire dalla scuola, da educarli nel rispetto dell'altro. Abbiamo visto casi di bullismo, casi di razzismo, quindi non serve fargli usare un'arma oppure fargli il servizio obbligatorio. Noi come governo Berlusconi lo avevamo tolto proprio perché pensavamo che dovesse essere una scelta di carriera, quindi un aspetto più professionale. Io rimango ancora perplessa da questo governo perché l'atteggiamento che può essere quello di una filosofia di dare un obbligo a un servizio militare oppure quello che può essere un servizio civile non corrisponde a un obbligo dei vaccini. Allora, se noi ci teniamo all'educazione che deve dare mamma e papà, allora iniziamo. E su questo, come avete fatto vedere anche i servizi precedenti, sull'attenzione alla salute nel bambino, anche partendo dai vaccini. La smentita è già avvenuta dal ministro Trenta, che è il ministro competente. Ecco, su questo è anche da sottolineare che la decisione aspetta il ministro. Ogni dichiarazione vediamo che la Lega dice una cosa e il Movimento 5 Stelle ne dice un'altra, dalle infrastrutture, dagli elementi, come dicevo, dei vaccini, da tutto quello che sono anche gli accordi commerciali. Secondo me sarà una grande bolla di sapone perché è un annuncio, un tormentone estivo che se già vede il blocco del ministro competente non vedo futuro.